fotti perché non ti ho detto mai che la notte, 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 quella di Mahmood, il clan di Mahmood, alle 14:29 minuti su Radio Fantastica. Benvenuti a tutti, buon giovedì. Se aveste acceso la radio soltanto adesso, questo è il nostro appuntamento del centro giornata con il magazine Francesco Ruggeri e la redazione del gruppo RMB. Oggi parliamo di cellulari, smartphone e infanti, bambini, soprattutto sulla scia di quello che è successo in Inghilterra. Il governo di Boris Johnson intende imporre un divieto totale all'uso dei telefonini da parte di bambini e ragazzi nelle scuole britanniche. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'istruzione Gavin Williamson, secondo il quale l'ossessione dei cellulari ha effetti dannosi sul rendimento scolastico, sul benessere, talora sulla stessa salute mentale dei più giovani. Ne abbiamo parlato con il nostro primo ospite, il professor Alessio Annino, che è ricercatore in pedagogia all'Università di Catania, che si è detto invece molto permissivo, dicendo che il problema dovrebbe essere spostato ai genitori, che dovrebbero controllare, monitorare su quello che è l'utilizzo dei telefonini, però non dovrebbero essere vietati del tutto. Vietando le cose non vanno meglio. Ne parliamo anche con il nostro secondo ospite, che è la professoressa Gabriella Chisari, preside del liceo Galilei Galilei di Catania. Benvenuta professoressa, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi, grazie a voi. Professoressa, io non riesco a immaginare come possa andare una normale lezione scolastica nel 2021 con l'avvento degli smartphone, dei telefonini, e quindi con i professori che magari sono impegnati per molto tempo anche a rimproverare i ragazzi, invitandoli a metterlo a posto. Assolutamente, questo è un problema che devo dire che si è posto adesso, purtroppo, diciamo, a seguito del lockdown, della didattica a distanza, della didattica integrata, si è posto in maniera molto più forte ed evidente. Però devo dire che è un problema non nuovo per la scuola italiana, perché già dal 2007 il Ministero aveva emanato un provvedimento proprio in materia di utilizzo dei cellulari, vietandone l'uso naturalmente anomalo, l'uso improprio, e richiamando un po' ai doveri di vigilanza e di corresponsabilità. Vigilanza naturalmente da parte dei docenti in classe, e la corresponsabilità, che è l'aspetto prioritario fondamentale nel famoso patto che la scuola stipula anche con i genitori. Professoressa, le faccio una domanda anche forse fuori luogo, ma lei ha notato nel corso del tempo un peggioramento delle performance scolastiche, una disattenzione particolare da parte dei ragazzi? La generazione che lei sta vivendo è un po' meno intelligente, ma sto utilizzando un termine assolutamente inappropriato, rispetto a quella precedente? Allora, certo, intelligente chiaramente non è forse il termine appunto più adatto. No, l'ho utilizzato specifico, perché prima, parlando con il suo collega pedagogista, ho anche sollevato il fatto che molte notizie a volte dicano che i bambini si rimbambiscono e quindi poi portano questa sorta di ritardo anche alle scuole superiori, nel momento in cui si hanno troppe sollecitazioni da parte di oggetti tecnologici. Sono d'accordo, perché chiaramente le nuove generazioni e i piccolissimi soprattutto ancora di più non trovano giovamento dall'uso eccessivo, continuo, che porta una totale distrazione, una poca appunto attenzione, anche a una difficoltà anche legata al gioco, alla creatività, insomma quelli che erano i passaggi anche fondamentali legati proprio alla crescita di un bambino. Oggi in una dimensione digitale, dove il cellulare è diventato anche uno strumento di lavoro per noi, per le scuole, lì va fatto un controllo attento. Certamente il ragazzo non ne trova giovamento quando appunto ha una continua distrazione, e purtroppo questo avviene perché il cellulare gli consente di essere perennemente collegato, ipercollegato, fino a creare appunto una forte dipendenza, e quindi una scarsa attenzione nei confronti invece di quelle conoscenze, di quelle competenze specifiche della disciplina che il ragazzo dovrebbe utilizzare. E lo è utile invece nella misura in cui è uno strumento di lavoro, e devo dire
Anche è stato sollecitato, no, l'uso del cellulare per dei collegamenti, per la gestione delle di specifiche discipline, di determinati programmi che i ragazzi possono utilizzare ormai, diciamo, che vengono utilizzati anche didatticamente dai docenti, per cui è necessario in questo caso un controllo del docente in classe, appunto, perché possa, diciamo così, gestire anche l'utilizzo da parte del ragazzo del discente del cellulare, ma è necessario anche un dovere del discente, va bene, di non farne un uso improprio, e lì chiaramente devo dire che è pesante ed è difficile, va bene, ottenere l'attenzione e far sì che, insomma, questo ragazzo nel contempo non cerchi altro, va bene, non vada invece a rispondere ai messaggini degli amichetti, insomma, dei compagni. Professoressa Chisari, lei lo vieterebbe il telefonino? Sì. In classe? Guardi, noi siamo passati da questa situazione, le dico un po' la nostra esperienza. Nel nostro regolamento ancora è proprio a seguito di quel provvedimento del 2007 è inserito assolutamente il divieto di utilizzare cellulari o strumenti appunto simili in maniera impropria, per cui il ragazzo che trasgredisce, naturalmente, questo, che viene trovato a usare il cellulare per usi non didattici, viene sanzionato, gli viene sequestrato, insomma, comunque il cellulare, per cui vige ancora ed è regolarmente inserito e non lo toglieremo sicuramente dal regolamento. Ho già però diversi docenti che ne chiedono l'utilizzo in classe, che consentono ai ragazzi di fare, per esempio, dei web quiz, per esempio, su delle piattaforme che noi utilizziamo, per cui il ragazzo può tranquillamente, non avendo magari il computer a disposizione subito in classe, può tranquillamente fare la sua prova attraverso l'uso del cellulare. Ma ripeto, lì c'è un controllo attento del docente, per cui vietarlo, devo dire, oggi è forse assolutamente impossibile. Potrebbe essere anche controproducente. E sarebbe controproducente, va bene, perché le dico che poi i ragazzi bravissimi, attrezzatissimi, quando gli diciamo depositi il tuo cellulare che devi fare il compito in classe, nel contempo nello zaino ne hanno un altro e nella tasca ne hanno un altro ancora. Quindi sono bravi anche, insomma, a trovare la soluzione. Quindi vietarlo direi di no. Devo dire che anche i genitori ci chiedono di lasciare il cellulare ai ragazzi, perché è un modo per rintracciarli subito, per rintracciarli all'uscita della scuola, quindi faremo una battaglia persa sicuramente. Ma anche ai nostri tempi c'erano le cartucciere, oggi ci sono gli smartphone, sì, insomma, più o meno il loro, esatto, alter ego, sì. E le dico che non è solo lo smartphone, perché i ragazzi hanno anche questi orologi particolari, vabbè, attrezzatissimi, con collegamenti eccetera, per cui non è solo proprio il classico cellulare, va bene, è lasciato sul banco, va bene, ma purtroppo c'è tutta una altissima strumentazione. Una cosa su cui dobbiamo lavorare, e questo mi sento di invece ribadirlo, perché ci è richiesta anche, sono le competenze digitali. E nelle competenze digitali, va bene, bisogna, è cosa che noi già stiamo facendo a scuola, lavorare sulla la responsabilità dei ragazzi nel far capire loro anche la sicurezza e il rischio che appunto si può correre anche utilizzando in maniera maldestra, va bene, questi strumenti. E quindi su questo devo dire sì, bisogna lavorare tanto per, diciamo, far sì che i ragazzi, ma a tutte le età, questo, va bene, nelle varie età, sviluppino quelle competenze digitali che li dovrebbero proteggere un po' anche dai rischi, no, del digitale. È stata chiarissima, grazie professoressa, naturalmente buon lavoro in questo caso, buone vacanze perché siamo a ridosso, grazie, e buona estate ancora. Grazie, vi ringrazio tanto. Buona estate anche a voi. Magazine.